Siamo solo uomini che aiutano altri uomini. Il motto che Walter Fontana, grande imprenditore e fine politico, aveva fatto suo, non è rimasto inascoltato. A 25 anni dalla scomparsa, il suo insegnamento continua a vivere e a crescere grazie alla Onlus Cancro Primo Aiuto. Proprio per rinnovare la sua preziosa eredità morale e per dare nuovo impulso al progetto dell'acceleratore lineare destinato all'ospedale San Gerardo di Monza, l'associazione ha organizzato una serata benefica. In quella che fu l'abitazione di Walter Fontana, a Capriano di Briosco, è stato consegnato il premio a lui intitolato. A riceverlo, davanti a una folta platea di imprenditori, Regione Lombardia, in rappresentanza dell'istituzione, quattro assessori, Giulio Gallera, Viviana Beccalossi, Francesca Brianza e Luca Del Gobbo. La serata dedicata al ricordo, 25 anni dalla scomparsa di Walter Fontana, qual è il suo insegnamento che vive oggi in Cancro Primo Aiuto? Il suo insegnamento è quello della generosità, di aiutare il prossimo, l'ha sempre fatto. Io ho voluto prendere questo testimone e lo sto portando avanti, credo con ottimi risultati, basta vedere anche cosa siamo riusciti a fare in tanti anni, perché ormai siamo presenti in tutta la Lombardia, andiamo anche a breve in Liguria e probabilmente anche in Veneto. Oggi avete dato il premio Walter Fontana a Regione Lombardia, perché questa scelta? Ma gli ha dato Regione Lombardia perché è il nostro partner principale, anche perché tramite le strutture lombarde noi possiamo rispondere a tutti i bisogni. Questo era un atto dovuto, soprattutto in una ricorrenza così importante come quella del 25esimo della scomparsa di mio suocero. State lavorando al progetto dell'acceleratore lineare al San Gerardo di Monza, un progetto a voi particolarmente caro, perché? Ma è particolarmente caro il progetto dell'acceleratore lineare perché comunque è... Nel 90 fu comprato, acquistato anche con il contributo del mio suocero. Questa macchina viene sostituita e ci sembra un po' di continuare il cammino che lui ha tracciato. Cancro Primo Aiuto fa delle cose mirabolanti perché riesce a contribuire all'acquisto degli acceleratori lineari, quindi di macchinari particolarmente complessi, ma anche a fare le attività sulle parrucche, quindi a occuparsi di un momento così delicato come quello della chemioterapia e della perdita dei capelli per le donne. Quindi è un'associazione che a tutto tondo sa cogliere i problemi o cogliere le opportunità per migliorare la sanità lombarda, ed è per questo che noi oggi qui abbiamo rilanciato quella che è una vera e propria partnership. La sua istituzione ha ricevuto un premio da Cancro Primo Aiuto, il premio Walter Fontana. Cosa rappresenta per voi? Rappresenta moltissimo, rappresenta una collaborazione fattiva, concreta, basata sull'amicizia tra l'associazione Cancro Primo Aiuto e Regione Lombardia, nella consapevolezza che Regione Lombardia garantisce un ottimo livello di qualità di assistenza ai suoi concittadini, non solo ai lombardi, ma non basta. E associazioni come Cancro Primo Aiuto sono riuscite e riescono quotidianamente a fare di più e meglio, integrando ciò che Regione Lombardia fa, perché lo fa con spirito di solidarietà e amicizia. Assessore, allora oggi nel ricevere il premio Walter Fontana ha fatto un annuncio che riguarda il progetto delle parrucche. Di cosa si tratta? Un annuncio, però ci tenevamo a farlo qui, questo era il momento doveroso per fare questo annuncio. Il progetto Parrucche è un progetto nato qualche anno fa che ha trovato la vicinanza di Regione Lombardia e che nel 2014, 15, 2016 è stato però definito come un progetto sperimentale. Beh, nella sua sperimentalità ha dato però risultati incredibili. E allora a breve ripresenteremo questa misura a fianco di Cancro Primo Aiuto, ancora per un momento temporanea, perché stiamo cercando di migliorarla e poi arrivare in quello che sarà il passaggio definitivo della stabilizzazione di questa misura, che riteniamo a questo punto imprescindibile. Questa è la testimonianza di una sussidiarietà orizzontale che davvero in Lombardia esiste, e cioè che il bene comune, la costruzione della nostra comunità, della nostra società, non è lasciata solo alle istituzioni ma anche a tanti soggetti come quello che oggi abbiamo incontrato qui, capaci di creare solidarietà e di dare risposte concrete. Realtà come quella che abbiamo toccato con mano oggi davvero riempiono, credo, il cuore di speranza per ogni cittadino lombardo e per ogni cittadino italiano. Commosso il ricordo di Walter Fontana da parte di chi lo ha conosciuto bene. Il nipote, Giuseppe Fontana, oggi ai vertici dell'azienda di famiglia, e Carlo Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio. Un grande personaggio, ha lasciato il segno dopo 25 anni e ancora lo ricordiamo, ancora siamo qui a parlarne. È stato un grande imprenditore e è stato soprattutto una grande persona. Cancro Primo Aiuto ha lo spirito del,
Walter Fontana, lo spirito di aiutare gli altri, lo spirito di darsi da fare. E dopo la sua morte, per ben 25 anni, è stata una crescita continua. Mi sembra che sia un ottimo risultato. Io ho fatto con lui un pezzo di strada insieme e mi ha accompagnato anche in alcuni passaggi delicati e difficili, quindi ho nei suoi confronti un dovere di riconoscenza e convinta proprio per l'aiuto che mi ha dato, perché tra le molteplici attività che faceva Walter ne aveva una che costituiva un vero e proprio talento. Walter aveva intuito e io mi fidavo molto di lui, più che di me stesso. In qualche passaggio io chiedevo cosa ne pensasse di qualche personaggio e lui non sbagliava mai, perché proprio lui non giudicava le persone, lui capiva le persone.